un grigio venerdì di dicembre del 1944. Sono le 13:50 del pomeriggio e l'alta torre che si vede è quella della Royal Air Force Twinwood Farm, o più semplicemente RAF Twinwood, una stazione satellitare dell'aviazione reale inglese situata a 4 miglia a nord di Bedford, nel Bedfordshire, in Inghilterra. Siamo appena sotto la torre di controllo di questo piccolo campo d'aviazione, dove un Northwind Norseman C-64 per trasporto passeggeri sta per decollare. A bordo ci sono tre persone, il pilota Stuart Morgan, il tenente colonnello Norman Bissell e un famosissimo compositore e direttore d'orchestra americano, Alton Glenn Miller. Miller è un grande trombonista, un jazzman, uno di quei musicisti di cui forse non si riconosce il nome, ma di cui certamente si sanno canticchiare almeno un paio di pezzi. Moonlight Serenade, un foxtrot del 1939, quasi un inno nazionale per gli Stati Uniti, o In the Mood, dello stesso anno, considerata dai più la canzone simbolo dell'era swing americana. Pensate che il primo disco d'oro della storia fu consegnato proprio a Glenn Miller, anzi, fu inventato per lui. La vicenda ha del faceto, ma le cose stanno così. Nel febbraio del 42, quando Chattanooga Choo Choo, il suo ultimo brano, ha già venduto più di 1 milione di copie in 3 mesi, la sua etichetta, la RCA Victor, per celebrare questo enorme successo si inventa questa trovata pubblicitaria. Prende uno dei 78 giri contenente il brano e lo vernicia tutto d'oro per farlo poi consegnare all'artista durante una diretta radiofonica nazionale. È così che nasce il disco d'oro, che nel dopoguerra diventerà un riconoscimento adottato dalle discografie di molti altri paesi. Insomma, quando sale su quell'aereo, Glenn Miller non è solo un musicista, un compositore o un direttore d'orchestra. È un vero e proprio monumento nazionale americano. Ma cosa ci fa un musicista di quella caratura in un piccolo aeroporto militare di periferia durante la Seconda Guerra Mondiale? Il mio nome è Astrid Serughetti, sono una giornalista e per anni ho raccontato i musicisti e la loro musica, le biografie, gli aneddoti, le storie dietro all'opera. Ma a cominciare dai loro nomi, il più delle volte inventati, e andando su e giù per le montagne russe delle loro biografie, ci si trova di fronte a un sacco di informazioni sbagliate o ingigantite, create appositamente per costruire un mito. È successo per le loro vite, succede per le loro morti. Muoversi nelle vicende di un grande musicista, il più delle volte, significa districarsi in un mare di falsità. Questo podcast si chiama Fake News ed è una serie che vi racconterà le grandi bugie della musica. Come molti altri americani, nel 1942, all'apice del successo, Glenn Miller decide di servire il suo paese e arruolarsi volontario nell'esercito per dare il suo contributo al secondo conflitto mondiale. Con il grado di capitano e in seguito di maggiore, viene assegnato all'aviazione degli Stati Uniti e messo a capo di un'orchestra militare, la Army Air Force Band, impegnata nell'intrattenimento delle truppe in Inghilterra. In tempi di guerra la musica e lo spettacolo sono sempre stati usati per intrattenere i soldati e mantenerne alto l'umore, e così al fronte girano diversi musicisti, soubrette e cantanti. Da quel piccolo aeroporto in particolare transitano un sacco di artisti, perché è lo scalo più vicino a Bedford, il quartier generale segreto della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale. A Twinwood vanno e vengono in continuazione piccole e grandi celebrità, ospiti dei programmi radiofonici nazionali. Alle 13:50 del 15 dicembre 1944, il Northwind C-64 con a bordo Glenn Miller sta per decollare alla volta di Parigi, liberata dagli alleati pochi mesi prima, e dove tra 2 giorni il grande musicista dovrà esibirsi insieme alla sua orchestra. L'aereo comunica con la piccola torre di controllo. Prenota la sua pista, attende e dopo qualche breve manovra di rullaggio è pronto per lanciarsi sul rettilineo e iniziare il decollo. Sono le 13:55 quando l'aereo si stacca da terra diretto verso il canale della Manica, dove dopo circa un'ora di volo sparisce letteralmente da tutti i radar dell'aeronautica. Sul palco del Bois de Boulogne di Parigi, la sera del 17 dicembre, la band di Miller è pronta per cominciare il concerto. Ma di lui non c'è traccia.
nessuno, compreso il suo manager David Niven, ha sue notizie. Ci vorrà qualche ora prima che giunga un laconico comunicato che informa che Glenn Miller quella sera non sarà presente e non si potrà esibire. In realtà lo stanno cercando da almeno 24 ore, sia i familiari, sia i collaboratori più stretti, sia le varie intelligence militari. Ma passano altri 3 giorni prima che l'artista e gli altri a bordo del Northwest C-64 vengano dichiarati scomparsi. Inizia così, in maniera a dir poco sospetta, una delle sparizioni più ingombranti della storia americana. Anche se la guerra sta per finire, gli Stati Uniti sono molto reticenti a far luce su un caso che mette in imbarazzo le autorità in un momento ancora molto delicato per il conflitto. Nella migliore delle ipotesi dovrebbero ammettere di essersi persi nei cieli della Manica uno dei più grandi musicisti della storia. La stampa ci andrebbe a nozze. Da quel momento vengono inventate teorie, costruite indagini, montate storie per spiegare al mondo la sparizione di Glenn Miller. I servizi segreti alleati si danno da fare per alzare una nuvola di depistaggi e il numero di teorie attorno alla scomparsa del trombonista si moltiplica. Catturato dai nazisti, passato al nemico, ucciso in quanto spia, ferito a morte in una rissa, precipitato senza carburante o morto in un ospedale in seguito a ferite riportate chissà dove. Ne verranno dette tante, sia in quel momento che nei decenni a venire. La versione più romantica sostiene che Glenn Miller sia stato ritrovato morto per un infarto fra le braccia di una prostituta in un bordello parigino. È ironico notare quanto questa versione appaia didascalica, il degno finale per un musicista, la morte più adatta a un jazzman del suo calibro. Ma tra le teorie più accreditate di sempre c'è quella che sostiene che durante quel fatidico volo del 15 dicembre il piccolo aereo passeggeri incrocia malauguratamente uno stormo di bombardieri della RAF di rientro da una missione abortita. I bombardieri inglesi, da protocollo, prima di tornare alla base devono liberarsi delle bombe non lanciate contro i nemici, scaricandole in mare. Il Northman C-64 con a bordo Miller sarebbe finito quindi sotto l'involontaria scarica di bombe inglesi in un terribile quanto spropositato caso di fuoco amico. Ancora oggi però non esiste conferma nemmeno per questa versione, che anzi viene considerata una mera speculazione. Le cose certe sono poche in questa storia. Di sicuro c'è che l'aereo è sparito attraversando la Manica senza aver mai raggiunto le acque territoriali francesi. Un altro fatto altrettanto acclarato è che dei 3 passeggeri a bordo, Glenn Miller era l'unico non registrato per quel volo. In barba a tutti i regolamenti, infatti, il trombonista si era fatto dare uno strappo verso Parigi dal tenente colonnello Bissell, non trovando voli di linea per raggiungere la capitale. Si era imbarcato su quell'aereo militare senza autorizzazioni e senza che fosse informata la sua catena di comando. Nessuno sapeva che era a bordo di quel velivolo nel momento della sua sparizione. Questo spiegherebbe, almeno in parte, il riservo e l'imbarazzo dei vertici americani attorno alla vicenda, ma per molti non basta a spiegare la poca chiarezza che le autorità statunitensi mantengono ancora attorno a questa storia. MIA è l'acronimo con cui l'aviazione americana classifica i dispersi durante le azioni militari, Missing in Action, e a tutt'oggi questa è la classificazione con cui è archiviata la sparizione di Glenn Miller. Il Twinwood Airfield, il piccolo aeroporto da cui questa storia ha inizio, venne chiuso definitivamente nel giugno del 1945 e dopo quasi 60 anni è stato ristrutturato per diventare un polo culturale dove si svolgono mostre ed eventi musicali. Qui, nel 2002, è stato aperto il Glenn Miller Museum.